Sono Maria Marsicano, l'organizzatrice del concorso Poetando sotto le luci di Natale 2014. È un concorso la cui caratteristica è di portata internazionale, di fatto è strutturato in ben 5 sezioni. La prima sezione riguarda la scuola primaria, la seconda sezione riguarda la scuola secondaria di primo grado, la terza sezione riguarda la scuola secondaria di secondo grado. Infine vi è la quarta sezione dedicata alle persone adulti e la quinta sezione agli italiani residenti all'estero. Infatti le poesie potevano essere di qualsiasi idioma. E la premiazione viene oggi presso il Palazzo Sant'Agostino. Io auguro che questo concorso abbia lo stesso successo di un altro concorso che è giunto già alla sua ottava edizione, il cui titolo è Premio Yolanda Cappuccio, Poesie per ricordare. È un concorso che si svolge durante l'estate, nel mese di agosto, nel Cilento, esattamente a Pisciotta, ed è un concorso che è stato premiato già per 22 volte con la medaglia del Presidente della Repubblica. Per questo nuovo concorso dedicato alla poesia, si tratta di un concorso molto importante a livello internazionale, e quindi gli auguri e anche i complimenti alla dottoressa Marsicano, alla preside, alla dottoressa Cinzia Guida, che ha voluto organizzare questo evento. È sempre necessario e importante assolutamente sensibilizzare allo studio, alla lettura, alla conoscenza della poesia, soprattutto in questo momento in cui siamo un po' tutti dedicati ad altre, o meglio ci fanno dedicare ad altre occupazioni. La poesia è eterna e soprattutto indispensabile per conoscere quelli che sono i sentimenti degli altri, ma anche i nostri sentimenti, le nostre emozioni, il nostro essere più profondo. Quindi grazie ancora e complimenti ai vincitori.